Ciao a tutti gli amici di Academy Graphic, volevo solo informarvi che ho aperto un nuovo canale di YouTube dedicato al mondo del disegno dove pubblico quotidianamente video e tutorial sul mondo del disegno. Per chi è interessato lo invito a iscriversi al canale, sotto al video trovate il link, mi raccomando iscrivetevi e vi aspetto dall'altro lato. Benvenuti amici, oggi disegneremo un bell'ippopotamo. Iniziamo dallo schema. Innanzitutto dobbiamo disegnare un ovale in orizzontale, così. Poi successivamente aggiungeremo un cerchio sul lato destro che sarebbe la testa e un altro cerchio un po' più piccolo che sarebbe il muso. Ok, ripeto lo schema: ovale, un cerchio che sarebbe la testa, un piccolo cerchio che sarebbe un musetto, un po' più piccolo di questo, e le gambe che possiamo abbozzare con dei rettangoli. Ma ora è il momento di disegnare il nostro ippopotamo. Questa volta sto utilizzando una matita, una 3B. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link di tutta la confezione Lira. Mi trovo molto bene. È un brand che oramai esiste da anni. In passato l'ho anche sponsorizzato sul canale e mi trovo bene. Allora, qua facciamo già un po' di pieghe perché l'ippopotamo è bello cicciottoso. Iniziamo a disegnare la testa. Questa è la parte superiore. Ora iniziamo ad abbozzare il muso. Ovviamente, ragazzi, io disegno sempre senza la gomma per cancellare. Non smetterò mai di ripeterlo perché alcuni di voi me lo chiedono. Il motivo c'è, innanzitutto oramai è l'abitudine. Innanzitutto oramai è l'abitudine. E seconda cosa, se voi disegnate sempre senza cancellare, a un certo punto, a parte starete più attenti a come disegnate, a fare meno errori. E seconda cosa, vi abituerete a tal punto da recuperare gli errori, magari non lo so, con uno sfumato, con una linea diversa. Siamo passati agli occhi, facciamo le orecchie che sono molto piccole, così. Facciamo un altro orecchio che intravedete qui. Adesso, dopo aver disegnato il collo, queste pieghe. Voglio finire di disegnare il corpo, che è bello grosso. Il sedere dell'ippopotamo qua è rotondo. Abbozziamo la gamba posteriore. Come vi ho detto, è corta e tozza. La pancia del nostro ippopotamo, ecco la gamba posteriore che si trova dall'altro lato, quindi la dobbiamo anche scurire perché si trova più indietro. Adesso è più piccola. Facciamo quest'altra gamba anteriore che si trova più avanti, quindi deve avere la stessa dimensione di questa. Abbozziamo il petto, mi è piaciuto tanto, così così, ecco qua.
rafforziamo l'altra zampa, che si trova più indietro e deve trovarsi allo stesso punto di quest'altra. Questa. Ok, adesso ci concentriamo un po' sulla testa, ma anche sul collo innanzitutto. Abbiamo detto che è bello cicciottello e quindi il corpo ha un po' di grasso intorno e troviamo questa pelle ripiegata. Qui questo bel nasone. Alla fine è molto semplice da disegnare, non è difficilissimo. Ecco qua, quest'altra piegatura. Ok, è il momento di aggiungere il chiaroscuro e iniziare a definire meglio tutte le linee. Opto per un chiaroscuro leggermente sfumato e inizio a tratteggiare. In regola bisognerebbe scegliere un tipo di chiaroscuro. Però è una bozza, è uno schizzo, quindi ci vuole un po' più tempo a chiaroscurare con lo sfumato. Facciamo un altro po' di chiaroscuro qui, perché iniziamo a dare volume. Qui iniziamo a dare volume alle gambe del nostro ippopotamo. Vedete, qui ad esempio questa linea non mi piaceva, con il chiaroscuro vado a coprirla. Questo è uno dei trucchetti di disegnare senza la gomma per cancellare. Ovviamente ci vuole molta pratica, quello è sicuro, è così. Preferirei farlo più grande, grazie al chiaroscuro lo posso fare, che posso ricoprire errori precedenti. Pancia, può essere più scuro sotto, per poi man mano schiarire. La coda non ce l'ha il nostro ippopotamo. L'ippopotamo ce l'ha senza coda, almeno così mi risulta. Scuro qua, così, un po' le orecchie. C'è più scura,
zigomo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e se vi va di visitare il nostro blog, dove potete trovare lezioni gratuite di disegno, sotto al video trovate il link. Inoltre mi trovate anche su Instagram, ubaldo.info. Venitemi a trovare, lasciate qualche commento al disegno, perché posterò anche altri disegni su Instagram. Facciamoci l'ombra e direi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!